Oggi parliamo di igiene degli alimenti e iniziamo subito con i contaminanti fisici e chimici. Negli alimenti possono esserci alcuni pericoli che si chiamano contaminanti. Questi contaminanti possono essere veramente, dannosi per la nostra salute. I contaminanti negli alimenti possono essere di tre tipi: contaminanti fisici, contaminanti chimici, quindi delle sostanze chimiche, contaminanti biologici, quindi dei microrganismi in particolare oppure degli animali. Vediamo subito che cosa sono i contaminanti fisici. I contaminanti fisici comprendono alcuni oggetti che vengono a trovarsi in modo, diciamo, accidentale negli alimenti che mangiamo, quindi capelli, peli, sassolini, bulloni, frammenti di vetro. E in questo caso questi oggetti possono creare dei rischi per la nostra salute che però generalmente sono piuttosto limitati. Si può tuttavia arrivare a situazioni di soffocamento o di danni eventualmente all'apparato digerente, dovuti soprattutto a pezzi di metallo o a frammenti di vetro. I contaminanti chimici invece sono delle sostanze chimiche che generalmente sono più impegnative per la nostra salute. Qui vi ho fatto un elenco di quali possono essere i contaminanti chimici e tuttavia diciamo che il tempo a nostra disposizione è piuttosto poco, ne faremo solamente alcuni. Vediamo quali sono i rischi per la nostra salute che sono derivanti dalla presenza di sostanze chimiche negli alimenti. Ci possiamo ammalare e le malattie più frequenti sono le allergie. Qui vedete alcuni sintomi tipici di allergie, ma soprattutto i rischi per la salute da contaminanti chimici comprendono danni che spesso sono irreversibili ad organi come ad esempio il fegato o i reni, oppure a dei tessuti in particolare. E infine anche l'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Facciamo subito alcuni esempi di contaminanti chimici. Allora, esempi di contaminanti chimici sono i farmaci che vengono dati all'interno di allevamenti, di animali per aumentare un po' la produzione, fondamentalmente. I farmaci possono appartenere generalmente a due categorie principali, che sono gli antibiotici e gli estrogeni. Gli antibiotici sono consentiti solo occasionalmente, cioè se nell'allevamento c'è una necessità di fronteggiare una particolare epidemia. Ma sono vietati se vengono utilizzati da alcuni allevatori in modo fraudolento per aumentare la crescita, la velocità di crescita degli animali. Gli estrogeni invece sono degli ormoni sempre vietati nell'Unione Europea perché vengono spesso utilizzati per aumentare la massa muscolare dell'animale, quindi anche qui per velocizzarne la crescita. E nell'Unione Europea sono stati vietati perché questi farmaci sono potenzialmente cancerogeni. Cosa che, diciamo così, non viene, vietata però in alcuni paesi del mondo, tra cui anche gli Stati Uniti, per cui lì è consentito utilizzare ormoni per gli allevamenti animali. Cerchiamo di ragionare, su questi farmaci. È ovvio che se io ho un allevamento, come nella figura in alto a destra, in cui abbiamo delle galline in gabbia, in un allevamento intensivo, cioè in cui abbiamo tanti animali in poco spazio, è molto più probabile che in questo tipo di allevamento ci sia un problema, sanitario, cioè ci sia la diffusione di malattie. E quindi io per evitare che, vengano, persi gli animali, posso, come diciamo dal punto di vista legale, utilizzare farmaci nel mio allevamento per limitare la diffusione di malattie. E questo si ripercuote però, ripeto, sulla salute di chi consuma prodotti che derivano da questi animali, lo vedremo successivamente. Secondo tipo di immagine, questo è un allevamento intensivo, come quello precedente, ma sicuramente un pochino meglio. Si chiama allevamento a terra. L'allevamento a terra consiste nel fatto che le galline vengono poste su un piano e non in gabbia, però diciamo che anche qui la possibilità che si diffonda una patologia è decisamente elevata. Consideriamo che le galline producono continuamente feci e questo favorisce proprio la proliferazione di patologie batteriche oppure virali o anche da muffe e funghi. Qual è diciamo, la conseguenza dell'uso di farmaci per uso veterinario? La conseguenza piacevole, diciamo così, per l'allevatore è che l'animale cresce molto più velocemente. Vediamo qui in basso a destra un'immagine che confronta un animale allevato negli anni 50 che raggiungeva le dimensioni finali da adulto in 70 giorni e un animale oggi,
2015, possiamo traslarlo anche nel 2020, che invece raggiunge dimensioni doppie in metà tempo. E questo è semplicemente dovuto all'uso di questi farmaci. Che cosa fanno questi farmaci quando noi mangiamo alimenti che provengono da questi animali? Il problema più grave è la resistenza agli antibiotici. Quindi noi consumiamo carni da questi animali, ci abituiamo, diciamo, all'uso di questi farmaci, residui di farmaci a piccole dosi molto frequentemente, e di conseguenza, quando ci ammaleremo di qualche patologia batterica, ci verrà dato l'antibiotico più adatto dal nostro medico curante, e questo antibiotico non farà più effetto, proprio perché i batteri stanno diventando purtroppo resistenti agli antibiotici per via di questo consumo, diciamo, smodato e non controllato. Bene, adesso vi volevo far vedere, volevo farvi ragionare sull'etichetta delle uova, che è, diciamo, abbastanza semplice da leggere. La cosa che dobbiamo leggere è il primo numero. Il primo numero indica la presenza di un numero. Questo numero corrisponde al tipo di allevamento da cui deriva questo alimento, quest'uovo. E il tipo di allevamento ci dice tantissimo sul tipo di uovo e sul tipo di nutrienti, soprattutto, che troveremo all'interno dell'uovo che acquistiamo. Più alto è il codice, e più bassa è la qualità dell'alimento. Quindi, se noi troviamo un codice 3, che è il massimo possibile, sappiamo che quell'uovo deriva da un allevamento in gabbia. Se trovassimo un codice 2 nel primo numero, vedremo che l'allevamento è un allevamento a terra. Se trovassimo in prima posizione un codice 1, vedremo che l'uovo deriva da un allevamento intensivo, però all'aperto. Questo allevamento è un pochino meglio dei primi due che abbiamo già più o meno descritto, e resta però anche qui un allevamento intensivo. All'aperto non significa però che le galline passino tutto il tempo all'aperto, ma che la legge stabilisce che ogni giorno le galline possano passare un certo numero di ore all'aperto. E questo ha un vantaggio dal punto di vista nutrizionale, soprattutto per il fatto che le galline, potendo muoversi, aumentano il loro contenuto, diciamo così, di muscolo, e che si ripercuote anche sulla quantità di proteine che troveremo nelle uova. Quindi più muscolo hanno le galline, più proteine troviamo all'interno dell'uovo. Per lo stesso motivo, per il fatto che le galline si muovono, troveremo all'interno di queste uova un quantitativo di ferro superiore, e inoltre troveremo, proprio per il fatto che le galline possono andare all'aperto, anche un quantitativo di vitamina D all'interno dell'uovo superiore. La vitamina D è una vitamina fondamentale, ad esempio, per fissare il calcio nelle ossa, ma è stata anche coinvolta in alcuni meccanismi di importanza metabolica piuttosto importante, piuttosto, diciamo, rilevante, e quindi questa vitamina è assolutamente per noi fondamentale. Gli animali che passano alcune ore all'aperto producono vitamina D. Gli animali che vivono in gabbia non riescono a produrre vitamina D, e quindi la assumono solamente da integratori che vengono loro forniti attraverso i mangimi di qualità spesso dubbia. E quindi veniamo infine all'ultimo tipo di uovo. L'ultimo tipo di uovo è il migliore in assoluto, quello con il codice 0 in prima posizione. Indica un allevamento all'aperto estensivo, quindi in cui io ho pochi animali in tanto spazio, per cui la probabilità che questi animali si ammalino è più bassa, per cui io, oltre ad avere un uovo di qualità nutrizionale molto alta, come anche quello del codice 1, ma soprattutto ho anche un uovo che deriva da animali nel quale l'uso di farmaci per uso veterinario è decisamente limitato al minimo, proprio perché non c'è bisogno, perché abbiamo pochi animali in uno spazio più ampio, e quindi gli animali si ammalano meno. La differenza tra allevamento intensivo e un allevamento estensivo è essenzialmente, diciamo, ha un'implicazione essenziale dal punto di vista nutrizionale, perché abbiamo visto che gli animali che vivono in situazioni di questo tipo, quindi in gabbie o liberi all'interno di capannoni, determinano, diciamo, producono dei prodotti, quindi latte, carne e eventualmente uova per le galline, di qualità nutrizionale decisamente inferiore rispetto a quello che può derivare da allevamenti estensivi biologici. Altro argomento, altro esempio di
contaminanti chimici che possiamo trovare negli alimenti sono i metalli pesanti. Qui faccio l'esempio solamente del mercurio. Il mercurio è un metallo pesante che è uno tra i principali inquinanti che possiamo trovare nelle acque marine. Qual è il problema? Il problema è che questo mercurio si accumula nella catena alimentare partendo dai pesci di piccole dimensioni, che vengono mangiati da pesci un pochino più grandi e via via da pesci di dimensioni maggiori, fino a diventare, diciamo così, presente in quantità piuttosto rilevante nei pesci predatori di grosse dimensioni. Perché questo? Perché il mercurio, quando viene ingerito da qualsiasi essere vivente, compreso noi, compreso l'uomo, non può più essere eliminato e quindi si determina un fenomeno da accumulo che, superando una certa soglia, produce una patologia molto grave nell'uomo che ha il nome di sindrome di Minamata. Questo nome deriva da un'isola dell'arcipelago giapponese, che è l'isola di Minamata, la vedete ingrandita in questa immagine, nella quale negli anni 60 era presente un'industria che scaricava mercurio in mare. I ricercatori avevano notato che in questa popolazione di quest'isola si sviluppavano dei sintomi molto molto particolari che poi sono stati collegati proprio all'accumulo di mercurio nel sistema nervoso di queste persone, dovuto al consumo giornaliero di pesci di grandi dimensioni, quindi il tonno, il pesce spada, alcuni tipi di squalo che in Giappone vengono consumati comunemente, come ad esempio il palombo che possiamo conoscere qui. Tutti questi pesci determinavano un accumulo nella popolazione, nel sistema nervoso di questa popolazione, di quantitativi di mercurio molto elevati e questo produceva dei sintomi neurologici. Nei ragazzi, adolescenti, bambini il sintomo era essenzialmente forte ritardo mentale, negli adulti invece si sviluppavano sindromi particolari, quindi depressione, tendenza al suicidio, sindromi psicotiche, sdoppiamento di personalità, quindi tutti sintomi a carico del sistema nervoso centrale nel quale il mercurio purtroppo si accumula. Che cosa impariamo da questo? Impariamo che si può consumare tonno, pesce spada, comunque pesci predatori, ma in quantità molto limitata. Si consiglia di non eccedere i 100 grammi a settimana per evitare un accumulo di mercurio nel nostro sistema nervoso. Altri esempi, i conservanti, nitrati e nitriti che si trovano soprattutto negli insaccati, nei non insaccati, quindi in prosciutto cotto non insaccato, insaccati come salumi. Questi conservanti proteggono dalla tossinfezione da botulino, ma si trasformano all'interno del nostro stomaco purtroppo in nitrosamine, che sono delle sostanze cancerogene altamente pericolose proprio per lo stomaco. Le nitrosamine però le possiamo anche assumere già pronte, purtroppo, nel fumo di sigaretta. Quindi limitiamo l'uso di affettati e di sigarette per ridurre, diciamo, la presenza di questi cancerogeni nella nostra alimentazione. Un ultimo esempio che volevo farvi, in Würstel. Il Würstel è un derivato delle carni nel quale diciamo, vengono inseriti alcuni sottoprodotti della lavorazione. Inizialmente diciamo che le grandi ossa dei bovini soprattutto venivano eliminate dopo la lavorazione della carne e invece negli ultimi anni si è trovato un sistema per non buttare diciamo, gli alimenti che possono ancora essere tratti da queste ossa grandi. In realtà queste uova vengono spezzate, vengono scavate e se ne ottiene una pasta di colore rosa che viene chiamata pink slime, quindi qualcosa di rosa molliccio, diciamo così per tradurla per tutti, che purtroppo contiene però tutti i residui di farmaci che l'animale ha ingerito durante la sua breve vita nell'allevamento. E questo determina però una concentrazione all'interno di questo prodotto dei Würstel di grandi quantitativi di farmaci utilizzati negli allevamenti per animali. Quindi cerchiamo di limitare anche il consumo di Würstel. Vi lascio, la lezione è finita, ci vedremo per una prossima puntata.